Dopo 6 anni di pausa, da giovedì 27 a domenica 30 luglio, al Circolo della Stampa Sporting torna il Trofeo della Mole 2.0 di tennis paralimpico. La manifestazione, organizzata dalla società sportiva Volare di Alessandria, è dedicata alla memoria di Mariella Echamps e fa parte dell'Uniclo Wheelchair Tennis Tour. Il 15° Trofeo della Mole, classificato ITF Future Series, l'entry level della Federazione Internazionale, ha un montepremi di 5.000 euro. Ospita atleti di ottimo livello del panorama mondiale del wheelchair tennis. Gli iscritti sono 42 in rappresentanza di 11 nazioni. Torneo della Mole 2.0 che vede la città metropolitana patrocinare questa importantissima iniziativa, fatta per accendere una luce su quelle che sono le capacità, le possibilità sportive di persone con disabilità. Un evento grande, un evento sportivo, un evento di socialità e di società e di comunità. Quindi siamo qui alla conferenza stampa di presentazione, emozionati per il torneo che partirà tra qualche giorno. Dobbiamo sostenere con forza il movimento paralimpico, dobbiamo dirci che la lotta alle discriminazioni anche per le persone con disabilità passa da questo tipo di iniziative, dalla capacità di avere atleti straordinari come quelli di cui parleremo questa mattina, impegnati in un torneo grande e bello come Torneo della Mole 2.0. Il tennis è inclusione. Il tennis secondo me è una delle migliori discipline paralimpiche perché ti permette di giocare dove vuoi, in qualunque circolo, in qualunque periodo dell'anno e con chi vuoi, con persone in carrozzina ma al tempo stesso con persone normodotate. E questo secondo me è la cosa, a me personalmente, una delle cose che affascina di più del tennis in carrozzina. In questi anni abbiamo creato veramente tanto, ci mancava questo palcoscenico internazionale, diciamo. L'impegno è stato tanto perché dietro c'è un lavoro che dura da mesi. È la forza che comunque ci dà anche tutti i progetti che comunque ci sono dietro, soprattutto i progetti inclusivi, come abbiamo detto in conferenza stampa, dove diamo la possibilità tutte le settimane di far provare questa disciplina sportiva a ragazzi ricoverati, con un tecnico che li segue, con noi che ci mettiamo le carrozzine, con tutto quello che serve. E questo è il bello appunto del wheelchair tennis, perché comunque ti permette di stare in mezzo alla gente, è inclusione, di condividere con altri ragazzi comunque le tue difficoltà e quindi crescere anche proprio sotto il punto di vista come persona, diciamo. Mi ha ridato la forza a me il tennis di rimettermi in gioco anche fuori dai campi soprattutto, ecco.